Oggi celebriamo una legge che ha cambiato l'assetto della sanità in Italia, almeno per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, ma anche le prestazioni rese ai cittadini. Vorrei ricordare che questa legge fu votata all'unanimità con un iter di quasi 2 anni, dibattuta in commissione ma soprattutto dibattuta nelle assemblee parlamentari, per far capire l'interesse che hanno avuto deputati e senatori. Si è andato a leggere gli atti parlamentari, erano di una elevazione di contenuti elevati, quanto mai profondi. Si capiva che si stava facendo la storia della sanità, perché si realizzava chiudendo il Novecento, si realizzava una legge che era tipica delle battaglie per l'emancipazione dei lavoratori. Si rompevano le catene della subalternità di 22 professioni a quello che era l'impianto fino allora prevalente medico-centrico e medico-dipendente, trasformando le professioni definite ausiliarie, paramediche o non mediche, in professioni sanitarie, punto, come lo sono il medico, l'odontoiatra, il veterinario, il farmacista. Cioè, nel testo unico entravano a pieno diritto anche loro. Si abolivano norme assurde, perché una professione non può avere delle mansioni scritte per legge, ma si era introdotto una dinamicità di competenze, cioè quello che si insegna, quindi con la possibilità che vengano insegnate ulteriori competenze anche con la formazione post e base, erano competenze che potevano essere svolte. E in poche parole, grazie a questa legge le cosiddette competenze avanzate e specialistiche avevano legittimità ed è stata resa spendibile con l'ultimo contratto, quindi ci abbiamo messo 20 anni per renderla spendibile, col fatto che può essere creato il professionista esperto o specialista, perché in base alla formazione post e base che ha, avrà ulteriori competenze e finalmente col contratto un incarico e una carriera professionale e non solo gestionale. Mi pare che ne basti per dire che è una legge rivoluzionaria.